Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto e avrete letto anche dal titolo, oggi è il primo giorno di scuola di Giada perché lei inizia una settimana prima degli altri per cercare, le maestre hanno scelto così per cercare di farli ambientare, visto che comunque l'anno passato è stato un po' pazzerello e loro non hanno potuto fare la continuità. Quindi ci siamo preparati e adesso la accompagniamo a scuola. Comunque faccio tacche di benzina, di gasolio. Sì, stai calmo, non ti agito. No, mi sto agitando. E niente, è un po' emozionata. Non possiamo entrare, ma ho chiesto alla maestra se per favore può fare la foto ai bambini, non solamente a Giada, seduti al banco, perché io ce l'ho di tutti e mi dispiacerebbe non averla di Giada. Andrebbe bene anche con la mascherina, giusto per capire il periodo in cui eravamo, ma magari gliela farà fare senza, adesso vedremo. Comunque si ricomincia. Eccola qui la nostra scolaretta. Siamo andati a riprenderla, ha detto che è stata bene, giusto? Di qualcosa, puoi parlare? Sì. E adesso siamo tornati a casa, appunto prepariamo velocemente da mangiare, devo scaricare e ricaricare la lavastoviglie e mettere a fare un'altra asciugatrice e poi oggi pomeriggio dobbiamo uscire per fare delle commissioni. Vabbè, comunque volevo farvi vedere Giada che è tornata tutta intera da scuola.
Pronti per andare a scuola, dobbiamo muoverci, sennò Giorgia arriva in ritardo, già il primo giorno. E niente, Manuel è già giù ad Acqui. Aiuto, felice cante! Sì, allora. Sono andata dai sindacati per fare la variazione del ISEE, perché la mamma ha preso la residenza da mia sorella. Ieri mi sono fatta le unghie, che non sono proprio bellissime, però me le sono fatta io, e sono riuscita a fare solo questa mano, quest'altra qui invece è ancora così, e oggi vedo di farla. Stamattina c'è stato un po' di casino per quanto riguarda Manuel, perché avevano mandato un'email e alla fine non doveva andare stamattina ma andrà oggi pomeriggio, quindi adesso è a casa che si rilassa e niente, adesso sto andando fino alla mia sorella. Anche mio nipote stamattina è andato all'asilo tranquillo, è entrato, come anche i miei bambini. Giada ha avuto un po' di stamattina, ma perché? Cioè, la scorsa settimana che era da sola, no. Questa settimana invece che aveva anche i suoi fratelli assieme, era un po' titubante. Vabbè. Comunque, adesso andiamo fino alla mia sorella e poi dobbiamo andare a fare l'abbonamento del pullman per Manuel, da domani, e poi andiamo a casa a prendere i bambini. Siamo arrivati a casa, Pia si è addormentata, lì ci sono le sue scarpe perché se le ha sradicate. Siamo passati a prendere delle cosine all'Eurospin e quindi ve le faccio vedere. Siamo stati anche in farmacia, vi faccio vedere quello che abbiamo preso adesso che saliamo in casa. Così vi faccio vedere quello che abbiamo preso all'Eurospin e al Galassia. Ma poche cose proprio, e poi anche in parafarmacia. E poi vi faccio vedere, qui c'è il secondo impasto per la pizza, qui invece c'è il primo che come, cioè, era come quell'altro, sta già crescendo un sacco, e questo qui invece è il secondo con il glutine, l'ho impastato con il Bimby, poi lo stengo, l'ho impastato con il Bimby TM6. E niente, praticamente lui ha fatto tutto e poi l'ho messo solamente qui a lievitare. Poi, allora, l'Eurospin cosa ho preso? Due pacchi di questi ricambi rinforzati a righe per Manuel. Dentro ci sono 40 fogli e gliel'hanno chiesti appunto oggi, gliel'ha chiesti la professoressa di italiano. Quindi ne ho presi due perché gli ha detto che poi vorrà anche divisori, ma quelli ancora non li abbiamo e all'Eurospin non li avevano, perciò poi domani li prendiamo da un'altra parte. E il raccoglitore che se l'è scelto nero e boh, e ha preso queste due cose qua per la scuola. Poi ho preso due passate di pomodoro perché stasera, come appunto c'è l'impasto, mangiare la pizza, la mozzarella per pizza, questa qui da 1 chilo. Poi ho preso per Giada questo album da disegno, questo qui, liscia, per grafica e disegno geometrico. Spero che vada bene. Poi la ventricina piccante da mettere sulla pizza, il prosciutto cotto scelto, poi il gorgonzola DOP, questo qui normale con 30 grammi di prodotti in omaggio, il tonno naturale ne abbiamo presi due e il tonno con peperoncino, e poi abbiamo preso anche il gorgonzola piccante e infine il gel, questo qui, mani e detergente igienizzante con aloe vera, perché Manuel ha detto che quello che gli avevo preso usandolo ha detto che gli faceva seccare le mani. Ah, comunque l'uscitina piccola
E quindi ho detto proviamo a prendere questo, prova a usare questo per qualche giorno e vedi se la sensazione che poi hai dopo è diversa o se ti dà sempre questa sensazione di secchezza. Vediamo un po', poi vi farò sapere. Adesso tiro su, vi faccio vedere quello che è il resto che abbiamo preso. Ho controllato. No, vieni, vieni. E i fogli in effetti sono più spessi di quelli normali lisci. Ok, in effetti dicevo, i fogli sono più spessi di quelli normali lisci della Fabriano, per intenderci. Perciò adesso magari questo qui lo lascio per Manuel e domani prendo già da uno di quelli un po' così. E intanto lo prendo anche per Gabriele e Sabrina, ecco, vabbè. Lo terrà Manuel. Perché sono proprio spessi, sembra quasi cartoncino, quindi per Giara diciamo sarebbero quasi Sempre sprecati. all'Eurospin ho preso per le colazioni questo croissant con granelli di zucchero e anche croissanti integrali sempre con granella di zucchero, però di canna. Qui ce ne sono 6, lì ce ne sono 10. Poi invece al Galassia, scontati al 50%. Aspettate che poso un attimo Pia. È scritto qui, vedete? Queste spighe integrali della Mulino Bianco perché scadono il 16 di settembre. E poi per Pia, perché mi servivano, non ne avevo più, ho preso questo paccone che è in offerta da 40 pannolini, taglia 9-18, quindi la 4 praticamente, e in offerta 5,99. E poi adesso vi faccio vedere ancora l'acqua che ho preso all'Eurospin. Ho preso allora quella naturale e quella frizzante. E niente, adesso vado a impastare la pizza senza glutine, attaccare l'etichetta ai libri, ma vi faccio vedere tutto. Questi sono da portare qui. Di là, per piacere. Per portarli di là. Thank you.
Secondo giorno di scuola 2020 e vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti come è andato il primo giorno di scuola dei vostri figli e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Perché lì si vede grigio quando in realtà la sua è blu? Tu vedi, guardi bene, c'è anche il verde. Se tu guardi bene, lì c'è una cosa. Sì, c'è un uccellino che vola. Un uccellino? Sì. Dove vedi l'uccellino? Io non lo vedo da così l'uccellino. Guarda, fa più. Muove le alette, è quello là laggiù. Poi non lo vedo, se l'arma. E lì c'è ancora la luna. Come e lei invece c'è la stella. 1, 2, 3, go!